Buonasera da Onda Rigi, in primo piano ancora l'apprensione per l'Ucraina, spunta l'ipotesi di Palazzo Manara per un'eventuale accoglienza dei rifugiati, Sulmona quindi si prepara, centro di raccolta al COC, sentiamo tutto nel nostro servizio. Palazzo Manara potrebbe essere messo a disposizione per i rifugiati dell'Ucraina. Al momento è solo un'ipotesi che scandisce però il clima di fermento che si respira in città per la popolazione messa a dura prova in queste ore dall'attacco russo. Sulmona non vuole farsi trovare impreparata. Siamo la città dell'accoglienza, ha detto l'assessore comunale e sociale Attilio D'Andrea, che è stretto contatto con la regione. Al momento non sono previsti arrivi, ma si gioca ad anticipo per essere pronti a rispondere a tutte le richieste in caso di necessità. Sulmona reciterà essenzialmente un ruolo di raccolta di materiali presso il centro operativo comunale in accordo con la regione, con orari e modalità che saranno resi noti a breve. Giovedì sarà discusso un ordine del giorno in consiglio comunale. Il primo centro ad accogliere rifugiati è stato Pesco Costanzo, ovvero una famiglia di 4 persone. Intanto la staffetta della solidarietà cresce a vista d'occhio. Il Rotary Club di Sulmona sta predisponendo una raccolta di medicinali da far confluire nel vicino centro di Popoli, anche se profughi hanno bisogno urgente di abbigliamento, essendo fuggiti con un bagaglio minimo. Per questo i soci del club entro pochi giorni raccoglieranno indumenti, anche usati, che saranno consegnati a un punto di raccolta a Popoli, dove un veicolo staffetta provvederà alla consegna a destinazione in Polonia o Romania, dove si stanno accampando i rifugiati, entro 10 giorni. A Sulmona inoltre il Comitato per la Pace resta particolarmente attivo per dare supporto alla popolazione e alle istituzioni. Ovviamente non solo al COC, ma anche all'ex caserma Battisti. Da lunedì 7 marzo si potranno inviare i beni di prima necessità, quindi comincerà di fatto sostanzialmente la raccolta di beni a Sulmona. Venerdì invece comincerà anche Prato La Peligna. Per non disperdere le donazioni, soprattutto per non fare confusione, quindi per inserirsi nel canale, nel filone ufficiale, vi invitiamo a seguire il nostro sito internet www.ontarinv.rv. Trovate tutte le informazioni utili, la tipologia della merce, gli orari, i luoghi, tutte le indicazioni pratiche, però anche nella prossima edizione faremo il punto. Ora torniamo alla sanità con la risoluzione trasversale per l'ospedale di Sulmona, operazione verità dei consiglieri regionali Scoccia e Paolucci, il nostro servizio. Una richiesta forte e chiara al governo regionale, ripristino immediato dei 30 milioni di euro di fondi destinati per l'ospedale di Sulmona. Un'istanza che arriva dalla consigliera regionale del gruppo misto Marianna Scoccia, dal capogruppo del PD Silvio Paolucci, nonché ex assessore regionale, contenuta nella risoluzione trasversale, che vede la firma della stessa Scoccia, ma avallata anche dai consiglieri dei gruppi PD, Legnini Presidente e Abruzzo in comune. In attesa del vaglio del piano sanitario regionale, per il quale sono attese delle integrazioni, come ha confermato ieri il sottosegretario Sireri al sindaco Gianfranco Di Piero, Scoccia e Paolucci non si accontentano delle risposte fornite da Marsiglio proprio sui fondi destinati all'ospedale di Sulmona dirottati ad Avezzano, ovvero sul recupero con i fondi del PNRR per la riqualificazione urbana piuttosto che per l'edilizia sanitaria. Oggi abbiamo deciso di organizzare questa conferenza stampa perché il tema che stiamo trattando è un tema assolutamente importante, cioè la sottrazione dei fondi all'ospedale di Sulmona, i famosi 30 milioni di euro. Oggi quello che noi chiediamo con forza e con determinazione è che vengano ripristinati, venga modificata quindi la delibera, la 69 fatta dal governo di centrodestra, e ripristinati quindi 30 milioni di euro in favore dell'ospedale di Sulmona. Fondi certi, innanzitutto, quindi a scanso di equivoci da chi aveva detto che quei fondi erano soltanto sulla carta, assolutamente falso. Fondi certi, liquidi da poter utilizzare e che erano fondamentali per la ristrutturazione della vecchia ala dell'ospedale, per la piattaforma del soccorso e per appunto quindi il completamento dell'ospedale di Sulmona. Noi oggi vogliamo fare una sorta di operazione verità. E qual è la verità? La verità è sotto gli occhi di tutti. Grazie alla precedente giunta regionale, cioè la giunta D'Alfonso, oggi Sulmona ha un nuovo ospedale. Grazie alla precedente giunta, appunto alla giunta D'Alfonso e quindi all'assessore, all'ex assessore Silvio Paolucci, il punto nascita è ancora aperto perché grazie alle deroghe che sono state fatte, e invece ci troviamo di fronte a un governo regionale di centrodestra dove Laverì e Marsilio utilizzano semplicemente degli slogan da campagna elettorale. Hanno annunciato l'ospedale
ospedale di primo livello, una grandissima bugia, visto anche il fatto che la rete ospedaliera è stata bocciata. Questo è sotto gli occhi di tutti, una battaglia che noi portiamo avanti con convinzione, perché non si può togliere da una parte per mettere a un'altra, quindi mettendo anche l'uno contro l'altro due territori, cioè la Valle Peligna e la Marsica. Avezzano ha necessità di un nuovo ospedale, la precedente giunta aveva stanziato i fondi anche per l'ospedale di Sulmona. In realtà con la delibera dopo 3 anni e la prima delibera che hanno fatto hanno scippato 30 milioni di euro, questo è un punto vero, intanto perché dei 143 milioni di euro in cassa, trasferiti per cassa, 30 erano destinati per Sulmona. Per fare cosa? Per il riscatto ovviamente dell'opera che in leasing, in costruendo, avevamo anticipato, data l'obsolescenza e la grave situazione infrastrutturale di una parte del presidio, e in secondo luogo per gli ulteriori 10 milioni per ammodernare ulteriormente, per la pista ovviamente dell'elisoccorso, per l'abbattimento delle ali vecchie. Delle due l'una, se quei soldi c'erano non andavano trasferiti altrove, se al contrario non c'erano, appunto, dovevano continuare a lavorare per la programmazione per poterli ovviamente concludere e portare a casa. La verità è che quelle risorse c'erano, sono state trasferite, e noi contestiamo fortemente che il primo atto della programmazione della Giunta Marsilio è per Sulmona uno scippo di 30 milioni di euro. Aggiungo che loro avrebbero anche potuto rimodulare quelle risorse, ma magari per poter costruire ulteriori infrastrutture per il nosocomio di Sulmona, non certamente per trasferirle. Peraltro nella programmazione precedente non si toglieva un centesimo a nessuno, perché erano altre le modalità di programmare quelle risorse. Un grave scippo al primo atto della programmazione, dopo 36 mesi di tante propagande, tante chiacchiere e ben pochi fatti. L'emergenza da Covid-19, che ha le ore, giorni, diciamo, contati in vista della scadenza, però il virus non si ferma, fa ancora breccia dietro le sbarre, c'è il nuovo sorpasso dei guariti, sono 41 invece nuovi positivi messi a referto, però purtroppo Sulmona piange un'altra vittima. Facciamo il punto nel nostro servizio. Dopo il balzo rilevato nella giornata di ieri, tornano nella media stagionale i contagi a doppia cifra spalmati su tutto il territorio peligno-sangrino, ma si conta un'altra vittima legata al Covid, la 115esima dall'inizio dell'emergenza, nonché la 94esima della Valle Peligna. Si tratta di Umberto Di Giustino, 75enne di Sulmona, che è deceduto nell'ospedale di Avezzano, dove era stato ricoverato lo scorso 18 febbraio per le conseguenze legate all'infezione da Covid-19. Il suo cuore non ha retto all'irruenza del contagio. Sono in totale 41 i nuovi casi messi a referto in centro Abruzzo, 21 a Sulmona, 5 ciascuno a Prato, La Peligna e Castel di Sangro, 2 a Pescasseroli, un caso a Testa, per Pettorano sul Gizio, Pacentro, Corfinio, Castelvecchio, Subequo, Bugnara, Ateleta, Vittorito. Sulmona si conferma epicentro del contagio, visto il netto sbilanciamento della curva. Nella morsa del virus, anche nella coda della pandemia, restano le strutture sensibili, dal carcere di massima sicurezza, dove il virus è riuscito a entrare dietro le sbarre. Oggi si contano altre 2 positività tra i detenuti, per un totale di 12 casi rilevati negli ultimi giorni. All'ospedale, dove ieri sono risultati positivi 4 degenti, nelle ultime ore si è aggiunto all'elenco un operatore sanitario. Si tratta di focolai che mantengono un certo stato di allerta nonostante l'emergenza pandemica, ormai giorni contati. Complessivamente sono 1144 gli attuali positivi e sorvegliati sul territorio, a fronte di ben 53 guarigioni messi si è referto nelle ultime 24 ore. I guariti tornano a sorpassare i nuovi contagi. Resta stabile il tasso di ospedalizzazione, con 18 attualmente degenti, di cui 1 in terapia intensiva, 15 in Valle Peligna, tutti in area medica, 3 in Alto Sangro, di cui 2 in area medica e 1 in rianimazione. A proposito di sanità di eccellenze, l'unità spinale al top nella clinica San Raffaele di Sulmona, arriva Alex, il robot che potenzia gli arti superiori. Davvero una peculiarità della struttura, però sentiamo tutto nel nostro servizio. Si chiama Alex, il nuovo robot arrivato in casa San Raffaele ad ampliare la dotazione tecnologica della palestra robotica dell'unità spinale della casa di cura situata a Sulmona. Si tratta di un esoscheletro bilaterale per l'arto superiore, un dispositivo che avvolge entrambe le braccia, guidando i movimenti che i pazienti riproducono grazie a un sistema integrato di realtà virtuale. San Raffaele di Sulmona è l'unico centro italiano specializzato nella riabilitazione del paziente mieloleso ad avvalersi di Alex, spiega Giorgio Felzani, primario dell'unità spinale della casa di cura San Raffaele di Sulmona. Il robot è composto da 2 esoscheletri a bracci simmetrici indipendenti,
e sfrutta una tecnologia che imita al meglio il fisiologico meccanismo neuromuscolare allo scopo di incrementare la funzionalità degli arti superiori. Il nostro obiettivo è quello di utilizzarlo sui pazienti con danno midollare cervicale ricoverati presso l'unità spinale. In questi soggetti, che presentano costantemente una limitazione significativa nell'uso delle braccia, recuperare pienamente le potenzialità residue degli arti superiori rappresenta un netto miglioramento delle attività quotidiane che svolgono, prosegue Felzani. Alex è in grado di assistere in modalità autonoma o manuale ai soggetti tetraplegici in base alle necessità del singolo, erogando il trattamento riabilitativo con elevata intensità e frequenza, con la possibilità di monitorare in continuo le prestazioni e di personalizzare il trattamento in base alle esigenze di ogni paziente. Il robot infatti avverte la minima azione muscolare del paziente accompagnandolo nei movimenti ripetuti anche quando le capacità motorie delle arti superiori sono nettamente ridotte. Grazie ai terapisti sempre più formati all'utilizzo e alla gestione delle nuove tecnologie si può perseguire il recupero delle capacità motorie delle braccia utilizzando il sistema di realtà virtuale completamente sensorizzato di cui Alex è dotato. Inoltre il sistema permette la registrazione dei movimenti, la loro ripetizione per la valutazione dei miglioramenti raggiunti da ogni singolo soggetto. Il nostro scopo, sottolinea ancora Felzani, non è solo quello di migliorare le autonomie del paziente ma anche arricchire le conoscenze fisiopatologiche del paziente con danno al midollo spinale, metterle a disposizione della comunità scientifica attraverso pubblicazioni su riviste internazionali specializzate. L'implementazione della palestra robotica con Alex rientra nel più vasto progetto Meccatronica Avanzata per l'umanizzazione nell'assistenza e nella personalizzazione delle cure, un approccio integrato per la valutazione e la riabilitazione di pazienti con ictus in fase subacuta, promosso dal Consorzio dell'Università Telematica San Raffaele di Roma e dell'Università di Roma Tor Vergata, grazie al finanziamento della Fondazione Roma. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale a Raiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Offerte del mese. Mascherine FFP2 confezione da due pezzi, 1 euro. Troncarami con due batterie e custodia, 119,90 euro. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Per la tua spesa scegli il supermercato Tigre Amico. Freschezza e qualità ti aspettano ogni giorno. Pasta di semola De Cecco 500 grammi, 85 centesimi. Gocciole Pavesi 500 grammi, 1,79 euro. Caffè Kimbo Gusto Classico 250 grammi, 1,99 euro. Carta igienica 4 rotoloni Regina, 1,99 euro. Acqua minerale Sant'Anna, 1 litro, 25 centesimi. Mortadella italiana 2 torri, 79 centesimi letto. Banane Dolè 99 centesimi al chilo. Martedì 8 marzo, un omaggio floreale a tutte le donne. Supermercato Tigre Amico, la qualità ai prezzi più convenienti. Piazza Vittorio Veneto, Sulmona, zona Porta Napoli. Se cerchi un professionista per la pulizia, l'ispezione e il montaggio di grondaie, camini, stufe e canne fumarie, Spazzacamino Neri, lo spazzacamino della Valle Peligna, che adesso effettua anche lavori in quota con la sua piattaforma aerea. Per tutti quei lavori che necessitano di raggiungere svariate altezze, affidati allo Spazzacamino Neri. Neri garantisce massima sicurezza e professionalità durante il tuo lavoro in altezza. Spazzacamino Neri, noleggio piattaforma aerea con operatore, pulizia, montaggio e sostituzione di grondaie, camini, stufe a pellet e canne fumarie. Via Luca della Robbia numero 13, Raiano. Per info e preventivi 349 636 47 24. Lavorare con passione
È questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. La scelta perfetta per chi ama o vuole scoprire il sushi, lo stile moderno, esclusivo e accattivante dei nuovi locali e le specialità della cucina orientale al ristorante Mio Sushi Chic. Materie prime di alta qualità, personale professionale, attento e gentile. Menù all you can eat a prezzo fisso. I bambini fino a 8 anni pagano la metà. E con l'ordinazione da tablet su ogni tavolo è anche veloce, sicuro e divertente. La migliore cucina giapponese? Mio Sushi Chic. Via San Rufino 10, Sulmona. Anche servizio di asporto e consegna a domicilio. Aperto a pranzo e cena. Prenota allo 0864 238 306. Smile and Eat Sushi. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia uomo. Vieni a scoprire tutte le nuove collezioni 2022 nel nuovo atelier in via Valle Madonna 87 a Prato La Peligna. Luigi Liberatore veste lo sposo e la cerimonia anche nelle taglie conformate. Info e appuntamenti al 338 88 46 942. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura, deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Ognuno di noi ha il proprio stile e la propria immagine. E anche il tuo ometto e la tua principessa hanno il diritto di scegliere il loro. Allora vieni a scoprire il mondo di Bimbomania. Abbigliamento per bambini, teenagers e mamme che amano vestire alla moda e sentirsi sempre chic. Bimbomania, lo stile che fa la differenza. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere.
da più di 60 anni, facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda TG, tutti in silenzio per la pace. Oggi è stata la giornata dedicata alla riflessione contro la guerra, la lezione però arriva dai più piccoli, vediamo nel nostro servizio. Nel giorno in cui il Papa ha chiesto di osservare il digiuno e la preghiera per la popolazione ucraina, la scuola secondaria di primo grado Ovidio ha partecipato all'iniziativa L'Italia ripudia la guerra per stringersi attorno alle vittime di ogni conflitto, riflettere sulla pace che non deve essere mai data per scontata. Un'intera mattinata dedicata all'educazione civica in cui protagoniste sono state le scuole italiane di ogni ordine e grado per rilanciare l'articolo 11 della Costituzione. Dopo la partecipazione al webinar online La mia scuola per la pace alle 12:30 gli alunni hanno osservato un minuto di silenzio nel cortile dell'edificio scolastico, sollevando cartelloni inneggianti messaggi di pace. La guerra non può essere la soluzione giusta, la pace è parte della razionalità, hanno gridato i più piccoli. Viale Togliatti è diventato quindi l'oasi della pace nel monumento dedicato a Fabrizia Di Lorenzo. Anche il liceo Vico ha vissuto la sua giornata della pace, molto articolata alla presenza delle istituzioni. Ed ora la cronaca con i vicini che difendono l'allevatore. Nessun cattivo odore dalla stalla. Intanto il TAR fissa l'udienza sulla vicenda emblematica che riguarda il piccolo centro di Galliano a Terno. Sentiamo tutto nel nostro servizio. L'assenza di qualunque forma di esalazione, rumore e fastidi vari è stata esclusa dalle dichiarazioni rese dai vicini che confermano la sussistenza di un ambiente salubre nei paraggi del ricovero. Con queste parole l'allevatore di Galliano a Terno, per il tramite del suo avvocato Alessandra Baldassarre, dice la sua sulla vicenda della stalla oggetto di ordinanza sindacale impugnata davanti al TAR Abruzzo. I giudici amministrativi nei giorni scorsi hanno rigettato l'istanza di sospensiva perché da una sommaria deliberazione proprio della fase cautelare il proposto non appare suscettibile di accoglimento e hanno fissato l'udienza di merito al riguardo. Ma andiamo con ordine. L'ordinanza sindacale del 5 novembre 2021 impone all'allevatore di provvedere all'allontanamento degli animali presenti presso la proprietà e all'eventuale bonifica dell'area interessata. Tale provvedimento è stato adottato, spiegano il diretto interessato e legale, senza che l'ASL di Sulmona, nonostante i sopralluoghi, abbia mai contestato alcunché all'interessato che risulta il proprietario attuale di un fabbricato adibito a stalla, che risulta costruito nel 1915 ed è stato utilizzato sempre come stalla, oggi ricovero per 4 cavalli detenuti allo stato semibrado. Solo in caso di avverse condizioni atmosferiche si riparano all'interno della stalla, in quanto normalmente durante la stagione estiva preferiscono dormire all'aperto. Da quanto si legge nell'ordinanza, sembrerebbe che Servizio Igiene e Allevamenti della ASL 1 a Vezzano su Mona L'Aquila avrebbe rilevato l'inesistenza di una concimaia nella stalla del ricorrente, nonostante conti
più di due capi adulti. In effetti, tale obbligo sarebbe previsto dall'articolo 233 al fine di consentire il deposito e la conservazione del letame prodotto, ma è evidente che sia stato omesso di considerare che dall'obbligo della concimaia sono esonerati i ricoveri per bestiame brado o semibrado. Per il ricorrente risulta sin troppo chiaro che le esalazioni sono riferibili ad altri allevamenti, che per gestione e condizioni di fatto non hanno nulla a che vedere con il ricovero, nel quale per aggiunta si trovano solo 4 cavalli e non 8, come erroneamente riportato nell'ordinanza sindacale. Da qui l'impugnazione del provvedimento e il conseguente ricorso al TAR, che si esprimerà nell'udienza, salvo ritiro in autotutela dell'ordinanza da parte del Comune. E ora ci spostiamo all'Abbazia Celestiniana, scattano i rilievi per i nuovi lavori nel cortile dopo il restauro della chiesa che risale al 2018. Sentiamo tutto. Proseguono i lavori per il restauro e la valorizzazione dell'Abbazia di Santo Spirito a Morrone, meglio conosciuta come Abbazia Celestiniana, considerato uno dei monumenti più importanti della regione. Dopo un importante restauro della meravigliosa chiesa e del maestoso coro ligneo che hanno riportato al loro antico splendore alcuni importanti spazi dell'Abbazia realizzata per volere di Papa Celestino V, il Ministero della Cultura ha stanziato ulteriori 600.000 euro per la valorizzazione e la messa in sicurezza di un altro spazio che fino ad oggi era rimasto fuori dei lavori. I fondi infatti serviranno per eseguire il restauro del cortile De Nobili. In particolare, il segretario regionale per l'Abruzzo Nicola Macri ha firmato la determina per predisporre il bando per l'affidamento dell'incarico relativo alle indagini propedeutiche e alla progettazione definitiva ed esecutiva relativa al restauro, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e funzionale del cortile De Nobili, degli ambienti prospicenti posti al piano terra e al primo piano. I lavori interesseranno la parte laterale all'ingresso della chiesa, proprio di fronte al cortile di accesso agli uffici della sovrintendenza, a quelli della sede del Parco Nazionale della Maiella. La chiesa era stata riaperta nel maggio del 2018. E a proposito di turismo, il capoluogo di regione con il turismo per lo sviluppo è stato presentato il programma completo, ovviamente che si avvale non solo del sostegno, ma proprio dell'idea della Fondazione Carispac. Marco Malvestuto nel servizio. È stato presentato oggi all'Aquila, presso la sede della Fondazione Carispac, il programma di formazione online sulla creazione e gestione di impresa dal titolo Il turismo per lo sviluppo del territorio. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Carispac per il tramite della propria società strumentale FondaQSRL in collaborazione con Virgilio, l'associazione tra rotariani per il tutoraggio a favore dell'imprenditoria giovanile promossa dal Rotary Distretto 2090. Il programma di formazione online è gratuito ed è diretto ad aspiranti imprenditori, start-upper, studenti dell'ultimo anno degli istituti tecnici professionali ad indirizzo turistico, laureandi e laureati, operatori di settore e delle associazioni culturali. Gli incontri, della durata di circa un'ora e mezza ciascuno, si svolgeranno in modalità online a partire dal 9 marzo 2022 dalle ore 15.30. Il programma è stato illustrato dal presidente della Fondazione Carispac Domenico Taglieri, dal presidente di FondaQSRL Nazareno Mascitti e da Piero Chiorri, presidente di Virgilio 2090. Sono intervenuti anche il vicepresidente della Fondazione Carispac Roberto Marotta, il consigliere d'amministrazione di FondaQ Raffaele Marola e il segretario generale della Fondazione Carispac e direttore di FondaQ David Lagnemma. Hanno partecipato all'incontro l'assessore al turismo del Comune dell'Aquila Fabrizio Aquilio e la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia Antonella Ballone. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni promosse dalla Fondazione Carispac per sostenere progetti innovativi nel campo del turismo esperienziale, settore ad alto potenziale di sviluppo e volano di crescita economica del territorio. Un percorso che la Fondazione ha avviato lo scorso anno con la pubblicazione del primo bando di settore dedicato al turismo esperienziale, volto a migliorare l'offerta turistica delle aree interne e a favorire lo sviluppo economico dei nostri borghi. Attraverso il bando, che ha messo in campo un budget di 250.000 euro, sono state selezionate e sostenute 14 proposte innovative di viaggio all'interno della provincia dell'Aquila. Di queste, più della metà hanno già preso il via lo scorso autunno, mentre le altre sono in fase di partenza. Per informazioni sul corso si può contattare il numero 0862 40 10 20 e all'email presidente.fondaq@fondazionecarispac.it. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Con
collaborare per l'attuazione del patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, che metta in luce reciproci ruoli e impegni nella prevenzione e nella guida dei giovani, favorire iniziative, programmi, progetti di materia in sicurezza e protezione dei minori, che vedano coinvolti studenti, genitori, insegnanti, sostenere insegnanti nel percorso di formazione, contribuendo all'elaborazione di adeguati modelli di intervento e quanto prevede il protocollo d'intesa rinnovato tra l'Istituto Comprensivo Capograssi e Lions Club di Sulmona. La dirigente scolastica Domenica Pagano e il presidente del Lions Club di Sulmona Gemma Di Orio hanno adottato di nuovo questo strumento operativo, arrivato al suo quarto rinnovo triennale, che nel tempo ha consentito di poter collaborare ed esercitare lo sviluppo di formazione e la crescita di conoscenza di tanti studenti. Il protocollo d'intesa fonda la collaborazione operativa tra l'Istituto Capograssi e Lions Club sui concorsi Poster per la Pace a Sulmona dal 1988. In questo momento di auspicata ripresa, nel pieno regime scolastico, agli studenti, alle loro famiglie, dirigenti, professori e cittadini, l'augurio di un buon viaggio, rinnovato nello spirito e nella speranza, consapevoli di avere davanti un percorso accidentato, ma nella certezza che comunque gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Il presente e il futuro del liceo classico tra speranze e promesse. Publio Video Nasione, l'associazione che raccoglie gli ex liceali, tiene viva la memoria di quello che fu il prestigioso liceo ginnasio scomparso dal panorama delle scuole sulmonesi. Siamo all'Epitaffio, Alessandro Angelone e Antonio Di Bacco ne parlano questa sera con Fabio Maiorano, diario di bordo. Vi ricordo però, vi invito anzi a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.